iniziamo con la colazione. Ho messo in una ciotola lo yogurt di soia, quello al naturale, senza dolcificanti, senza aromi all'interno. Ovviamente potete utilizzare lo yogurt che vi piace di più. E vado a mettere la granola. Questa granola l'abbiamo preparata ieri, è buonissima. Questa ricetta la troverete prestissimo su Instagram, l'abbiamo realizzata per rigoni, però se volete un'altra versione molto molto simile e fantastica, vi lascio il video nelle schede e nella descrizione. La nostra granola è... In questa granola abbiamo messo il miele, invece in quella che vi ho lasciato in descrizione, quindi la ricetta che abbiamo preparato ormai qualche anno fa, avevamo messo lo sciroppo di riso, quindi diciamo questo cosa mangio in un giorno non sarà vegan per la presenza del miele all'interno della granola, ma è facilmente sostituibile con un altro sciroppo vegetale. E adesso vado a decorare con un pochino di frutta. Metto i kiwi, in realtà metto la frutta che avevo in casa, e vado a mettere qualche fettina di kumquat. Il kumquat è un mandarino, dovrebbe essere d'origine cinese o comunque orientale, e è buonissimo, molto aspro, però ha un aroma davvero fantastico, a me piace da morire, e questi sono i kumquat che abbiamo nella nostra campagna. Ed ecco qua la mia colazione, semplicissima, ci si mette davvero 20 secondi a mettere tutto quanto insieme, quindi è perfetta se avete poco tempo. Se volete potete aggiungere sopra un altro pochino di dolcificante. Io non lo andrò a mettere perché all'interno della granola ce n'è molto, sto cercando di diminuire un pochino gli zuccheri perché ne mangio davvero davvero tanti. Per pranzo ho preparato dei finocchi gratinati molto molto semplici, realizzati con una spolverata di pane grattugiato e un po' di formaggio vegan, e poi delle bruschette con dell'hummus, spinaci e carote. Ho lavato i finocchi, li ho tagliati a metà anche per lavarli meglio, e ho tolto soltanto i gambi e la foglia più esterna. Quella, come sempre, la uso per i brodi, per le zuppette, le vellutate, quindi non le butto mai. Adesso vado a tagliare i finocchi a spicchi, in questo modo. Vado a foderare con un foglio di carta forno una teglietta. Fodero con la carta forno solo per non mettere più olio. Un pochino lo andrò comunque a mettere, ma in questo modo ne posso mettere di meno. E vado adesso a disporre i finocchi, così semplicemente in fila. Potete fare questa cosa anche su una teglia grande e disporli proprio belli aperti, come fossero patate arrosto. Vengono molto molto buoni. Adesso un pochino di olio sopra. Una spolverata di pepe, una spolverata di sale, e copro tutto quanto con un pochino di pane grattugiato. Con lo stesso identico procedimento, al posto del pane grattugiato potete coprire i finocchi con un pochino di besciamella. Se la volete fare vegan basterà mischiare un pochino di farina, ad esempio 2 o 3 cucchiai in mezzo litro di latte di soia, fate cuocere bene e avete la vostra besciamella pronta. Ultimissimo passaggio, vado ad aggiungere un po' di formaggio sopra, in questo modo. Guardate che belli già. Questo è ovviamente formaggio vegetale. I nostri finocchi sono pronti quindi per essere infornati. Vado a mettere a 180 gradi, anche 190 se avete un forno abbastanza debole, per circa una mezz'oretta. Ho tagliato qualche fetta di pane, probabilmente poi ne aggiungerò ancora, e adesso posso iniziare a farcirlo. Vado a mettere l'hummus. Questo è un hummus in versione piccante, vi lascio la ricetta nelle schede, la trovate sul sito, è buonissimo e come tutti gli hummus è facilissimo da fare, molto veloce. Questo in realtà l'avevo preparato qualche sera fa e poi mi è avanzato. L'hummus è anche un ottimo alimento da conservare, si mantiene molto bene in frigo,
quindi potete, quando lo preparate, farne in quantità maggiore, così da avercelo magari il giorno dopo. Adesso vado ad aggiungere un pochino di spinaci semplicemente scottati in padella. Adesso che iniziano ad essere di stagione, ci stanno benissimo le cicorie o le rape. Provate, perché ci stanno davvero molto molto bene. E completo con un pochino di carote tagliate a julienne. Aggiungo un filo d'olio e una spolverata di pepe. Mi ero dimenticata di dirvi che prima di aggiungere gli ingredienti sul pane l'avevo tostato pochi minuti in padella. I finocchi sono pronti, guardate quanto sono belli, e tutto quanto il pranzo direi che è pronto. Come avete visto è semplicissimo, abbastanza veloce, perché i finocchi in pochissimi passaggi vanno in forno e le bruschette in un attimo sono pronte. Sto facendo un estratto, avevo un po' di frutta in casa e in inverno devo dire che sono davvero estratto dipendente, ne faccio molti molti di più rispetto che in estate. Ho messo melagrana, ti sto mettendo melagrana, pera, un pochino delle barbette del finocchio, quelle che avevo tolto dai finocchi mangiati a pranzo, e sto mettendo questa magica radice di curcuma. Questi pezzettini qua sono appunto radici di curcuma fresca, quindi, ed ha un colore meraviglioso. Ecco qui, questa è la curcuma, l'abbiamo trovata al Lidl e devo dire che è stata una sorpresa, perché la trovo solo da Natura Sì, invece ce l'ha anche Lidl. Sto mettendo anche un po' d'arancia e il finocchio, sempre lo scarto dei finocchi del pranzo. Ovviamente tutto l'estratto non è solo per me, ma lo divido, aiuto, anche con il tavolo. No, in realtà è venuta Federica insieme al suo ragazzo, quindi ce lo dividiamo in quattro. Per cena avevo una grandissima voglia di canederli. I canederli sono in assoluto uno dei miei piatti preferiti in inverno, a me piacciono in generale tutte quante le zuppe e le minestre, però avevo bisogno di trovare una versione vegan e devo dire che questo risultato è molto molto soddisfacente. Ho messo in una ciotola il pane sbriciolato, per fare i canederli è fondamentale il pane raffermo, questo non è assolutamente raffermo, ma a me andavano troppo i canederli, quindi lo farò con un pane abbastanza fresco, sperando che vengano bene comunque. In ogni caso, se avete un pane un po' più vecchio, un po' più asciutto, è molto molto meglio. Ci vado a mettere dentro gli spinaci, ho cotto circa 50 grammi, 100 grammi di spinaci freschi e li ho strizzati e tritati molto molto bene. Vado ad aggiungere un po' di sale, vado ad aggiungere un po' di noce moscata, vado ad aggiungere l'erba cipollina secca, solo perché non avevo quella fresca, se no vi consiglio quella fresca, un pochino di timo, un filo d'olio e inizio ad aggiungere il latte, latte ovviamente di soia. La quantità di latte per formare l'impasto dei canederli dipende da quanta umidità, quanta acqua ha ancora il pane all'interno, quindi dovete regolarvi un pochino a seconda del pane che utilizzate. In ogni caso, se ne mettete troppo, non preoccupatevi, perché poi andrà tutto regolato con un pochino di farina e un pochino di pane grattugiato. Io adesso, per iniziare a formare l'impasto e renderlo omogeneo, impasto direttamente con le mani. In questo modo il pane, che nel frattempo si bagna, come vedete si sbriciola e riesco appunto ad impastare tutti gli ingredienti tra loro. Ok, l'impasto sta venendo benissimo, guardate come è compatto,
Perfetto, direi. Forse non serve neanche mettere il pane grattugiato, se avete un impasto più slegato invece ve lo consiglio. Vado ad aggiungere solo un paio di cucchiai rasi di farina di farro. Mescolo. E l'impasto è praticamente pronto. A questo punto posso iniziare a formare le tipiche palline che saranno poi i canederli. Vi consiglio, quando formate i canederli, di fare delle palline un po' più piccole, perché quando la ricetta è vegan, quindi sono senza uovo, comunque rimangono un pochino più morbidi all'interno rispetto a quelli classici, quindi se sono troppo grandi potrebbero diventare un po' appiccicosi, invece se sono piccoline, come queste che sto facendo, si cuociono molto molto meglio e sono davvero perfette. Nel frattempo io avevo già messo il brodo a cuocere, un classico brodo vegetale. Quando sarà pronto andiamo a buttare dentro i nostri canederli. Quando saliranno a galla vorrà dire che si possono scolare, quindi li vado a prendere prima, cuocio tutti i canederli e li scolo, poi li vado a impiattare ovviamente con il brodo. Completo i canederli con un pochino di formaggio vegetale. Questo è un formaggio stagionato e come sapore e consistenza è molto simile a un parmigiano o un pecorino.